Mi hanno usata per incastrare Berlusconi. 2 anni dopo le rivelazioni sui dopocena di Palazzo Grazioli, Patrizia Daddario rilascia una lunga intervista al Libero, giornale vicino a Berlusconi, per smentire tutto. Sono stata usata dai nemici di Berlusconi, a mia insaputa si sono serviti di me. Ma chi erano i manipolatori della Daddario? Lo spiega lei stessa. Il mio avvocato dice, quindi la persona che la Daddario pagava per tutelare i propri interessi, le disse di consegnare le registrazioni fatte con il cellulare durante le serate a Palazzo Grazioli alla magistratura. E poi, sempre l'avvocato, le disse di rilasciare un'intervista sul Corriere della Sera e di scrivere un libro, le cui bozze, secondo l'intervista rilasciata al Libero, venivano modificate nottetempo, non dando il tempo all'interessata di rileggerle prima di firmare le liberatorie. La Daddario dice di non essere una escort, anche se il libro la definisce escort barese, ma sentiamo qual era l'opinione sulla differenza tra escort e veline in un'intervista rilasciata 2 anni fa dalla Daddario. Ma c'era un insieme, non capisco poi la differenza tra veline o escort, perché se uno per far carriera in televisione o diventare una velina. Se quello che racconta Patrizia Daddario, dice il capogruppo del PDL Cicchitto, è vero, è allora evidente che c'è stata una macchinazione intorno a Berlusconi. Quello che viene raccontato oggi sul libro è molto inquietante, aggiunge. E d'altra parte, conclude, D'Alema, che notoriamente gode di grandi capacità divinatorie, parlò in anticipo di scossa.